ogni città ha un unico simbolo che la racchiude tutta. Bari no. Bari che cos'è? Può essere soltanto la basilica. Non basta la basilica a raccontare l'identità della nostra città, che è una città protesa sul mare ma anche verso l'entroterra. E dunque l'agenzia che ha vinto questa gara, a giudizio unanime della commissione, ha fatto un lavoro molto importante, perché ha racchiuso dentro un lettering, come si dice, cioè dentro le lettere della città di Bari, le quattro lettere che compongono il nome della città di Bari, un unico racconto, assegnando a ciascuna lettera un sottoracconto delle sottoidentità di cui si compone la città. È un marchio che arriverà molto lentamente, che piacerà ma col tempo, e una volta che piacerà diventerà stabilmente la nuova identità della nostra città, ad uso ovviamente di chi ci verrà a visitare, non soltanto dei cittadini che la vivono, ma anche e soprattutto dei cittadini temporanei che vogliamo accogliere sempre più numerosi. Un brand che permetterà di far conoscere la città al resto del mondo. Questo è un tassello all'interno di un mosaico sull'offerta culturale e turistica della nostra città, un tassello che si aggiunge ad altri tasselli che abbiamo costruito in questi anni e che sono la riqualificazione dei contenitori culturali, dal Polo dell'Arte Contemporanea al Castello Svevo a Santa Scolastica, contemporaneamente la messa in rete dei beni culturali, dei teatri, dell'offerta culturale della città attraverso la Bari Guest Card con un visitor center, un portale per i percorsi turistici, la possibilità di conoscere anche attraverso un'applicazione telefonica la storia dei beni culturali della città di Bari e dell'area metropolitana. Adesso presentiamo il brand per farci conoscere nel mondo, nei prossimi giorni presenteremo anche nei prossimi mesi la pianificazione per permettere a questa città di fare un salto in avanti, di farsi conoscere a tutto il mondo e di esercitare una sorta di marketing attrattivo. Una città che possiamo già definire una città turistica, ce lo dicono i numeri dell'Istat e di Puglia Promozione. Siamo la prima città per nottamenti singoli, per numero di arrivi, siamo forse la quinta, quarta città per numero di pernottamenti complessivi, le cosiddette presenze, e i dati di crescita dicono che siamo ancora la prima per i pernottamenti singoli, siamo la seconda dopo Lecce, all'interno di una regione che è la regione che ha il trend di crescita più alto nel settore del turismo. Quindi possiamo dire che Bari è all'interno della regione che fa i numeri più alti di crescita, fa la sua